dobbiamo avere la legge e in particolar modo la Costituzione come punto di riferimento. Ci siamo invece trovati di fronte a tanti governi che hanno pensato che la riforma per il paese è il cambio della Costituzione, anche questi adesso a ciò pensano. La Costituzione va difesa con le unghie e con i denti, è veramente la stella polare del nostro agire quotidiano. Io sono molto sensibile e molto spesso intervengo a sostegno dei migranti. Pensate alla vergogna di questo provvedimento che è stato varato recentemente in Italia, per cui le navi non potrebbero fare due soccorsi in mare, ignorando le norme internazionali, le convenzioni, i principi umanitari, la Corte Costituzionale, la Costituzione, la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. E l'Europa ha chiesto al nostro governo di ritirare questo decreto legge. Lo farà? A voi la risposta. Una affascinante lezione di storia sull''ndrangheta, ma anche molto di più quella di Armando Spataro. Nell'ambito del progetto sulla legalità rivolto ai preadolescenti dell'Istituto Maria Immacolata di Bustarsizio, alla presenza del sindaco Emanuele Antonelli e del presidente del tribunale Miro Sant'Angelo, l'ex magistrato ha infatti citato Falcone e Borsellino, senza dimenticare però temi d'attualità come il caso Cospito. Il caso dell'anarchico che sta facendo lo sciopero della fame ha scosso anche il Varesotto per via delle forti dichiarazioni del CEO del Forum Ambrosetti. Lei ha già avuto modo di dire che il 41 bis è un modo per difendere lo Stato, ma come si fa a far capire concetti così complicati a dei ragazzi? Beh, evidentemente bisogna usare un linguaggio che sia adatto e comprensibile, e occorre anche una importante formazione da parte degli insegnanti. Io reputo veri eroi di questa società.